Maratonetti, scaldiamo i motori. Treviso Marathon 1.4, 5 marzo 2017, vi aspettiamo a Conegliano. Dietro di me la gradinata degli Alpini, a due passi il centro storico. Siamo in Corso Mazzini, partirà da qui la Treviso Marathon 1.4. Ricordiamoci alcuni punti importanti per la partenza. Warm up e riscaldamento diventa sempre importante, sappiamo che le tempistiche a volte non ce lo permettono, però ricordatevi di scaldarvi bene e di tenervi coperti fino all'ultimo momento. Partenza sempre abbastanza veloce, quindi anche qua cercate di stare molto attenti e di risparmiare le energie nei primi tratti che poi vi verranno utili nella seconda parte dove inizia la vera fatica. E le scarpette, doppio nodo per essere sicuri di non perdere tempo durante il tragitto. Lasciato il comune di Conegliano Veneto, siamo a Mareno di Piave. Siamo all'ottavo chilometro, un punto molto importante perché nella Treviso Marathon 1.4 c'è la nuova edizione della mezza maratona. Questo è un punto importante perché si suddividono i due percorsi per poi ricongiungersi al 32esimo chilometro. Siamo a Vazzola, decimo chilometro. Momento importante, ricordatevi il ristoro. Da qui si può già introdurre dei sali minerali che possono aiutare per il dopo. Avete ormai individuato anche il vostro ritmo, che diventa molto importante per dare costanza al passo. Quindi siamo ancora all'inizio, la fatica deve ancora arrivare. Siamo al 18esimo chilometro, Tempio, frazione di Ormelle, questo è uno dei punti più strategici e più suggestivi della Treviso Marathon 1.4. Vazzola, Rai, fino a Tempio. In questo tratto avete visto ci sono parecchie curve, quindi cerchiamo sempre di guardare avanti e di cercare la traiettoria migliore. Questo ci permetterà di tagliare qualche curva e guadagnare qualche metro e quindi qualche secondo. Questa è una nota molto importante perché solitamente sapete bene che voi quando correte tenete sempre la testa bassa, invece guardare sempre in avanti e cercare sempre dei punti di riferimento. Cari maratonetti, siamo al 25esimo chilometro, San Polo di Piave, alle mie spalle Castello Giol, punto molto strategico e importante e soprattutto suggestivo. Chi conosce bene la maratona sa che il 25esimo chilometro è molto importante, quindi ricordatevi bene di assumere i vostri sali minerali, carboidrati, maltodestrine in forma semplice, che vi aiuteranno negli ultimi 15-17 chilometri. Quindi attenzione a questo punto perché veramente la gara inizia da qua. Borgo storico di Malanotte, dell'epoca del 1600, quindi un punto molto suggestivo. Sicuramente alzare la testa per dare uno sguardo a questo fantastico borgo vi calmerà quelle che sono le fatiche che andremo a fare da qui in poi. Maratonetti, il 30esimo chilometro è un passaggio importante, ma la Treviso Marathon 1.4 sono 42 chilometri e 195 metri, quindi da qua in poi inizia la fatica vera. Le gambe si induriscono, ma la voglia di arrivare all'arrivo è tanta, quindi tenete duro. Trentacinquesimo chilometro, Santa Lucia di Piave, alle porte di Conegliano, ormai l'arrivo è vicino, chiaramente la fatica è tanta ma teniamo duro, 7 chilometri è poco e siamo arrivati. Ognuno di voi ha un pacemaker davanti, il palloncino di riferimento, teniamolo vicino a noi perché l'arrivo è vicino e l'obiettivo è raggiunto. Siamo in Viale Carducci, alle mie spalle sarà posizionato l'arrivo della Treviso Marathon 1.4. Finalmente l'arrivo, tanto voluto e tanto sofferto, 42 km e 195 metri, qua possiamo dire sono un maratoneta. Avete visto gli ultimi 10 km sono molto scorrevoli, quindi un percorso molto agevole per chi vuole correre forte e soprattutto per chi ha risparmiato nella prima parte.
Quindi una Treviso Marathon che vi aspetta il 5 marzo, perché adesso tocca a voi correre questa bellissima maratona. Vi aspettiamo per la Treviso Marathon 1.4 il 5 di marzo.